Allora, ma dovete vergognarvi a fare ste che cose. Tu non si può presentare tutto così. Avete detto un sacco di balle. Ma una serie, fatemelo dire, di stronzate. Il debito certificato alla Corte dei Conti è di 12 miliardi e 300 milioni. E 700 mila sono le tue, eh? L'IRPEF allo 0,90 è proprio per pagare quel debito lasciato da Veltroni. Giuro che pago, giuro che pago. Quella che noi abbiamo chiamato la Veltron Tax e voi l'attribuite a me. Ma che sei matto? Questi sono soldi che lo Stato ha deciso di mettere per pagare i debiti di Veltroni. Io lunedì devo coprire un assegno. Possiamo scherzare sulle buche. Abbiamo scherzato. Ma non su queste cose. Mano. Ma io mica sono a sti livelli, oh. Continuate a presentare Roma come se fosse un disastro. Un'immagine che non ti appartiene più. Ma guardi. Roma è una delle città che va meglio rispetto alla crisi economica. Non stai calmo che ti viene un ictus. E dovrei smettere di insultare la nostra città, va bene? Rischio il crollo dell'immagine, va bene? Noi non abbiamo una lira. Sono sparite 400.000 lire. L'IMU sono soldi che vanno tutti al governo. La verità è sì. Oh. Io credo che lei stia confondendo la critica con la cronaca. No, lei è il solito deficiente. Io voglio ribadire quello che ho detto prima cercando di essere molto più calmo. Ma che stasera l'ha presa tutti quanti Erasmus? Rilevo che in tre servizi che avete fatto non siete stati capaci di trovare una sola cosa positiva della nostra amministrazione. Però aiutatemi, non guardatemi così, datemi un parere, un consiglio, cazzo! Questa puntata non è un referendum pro o contro le mano. Guarda. Ma chi sono sti domatti? Sì, sì. Prima le registrazioni delle mie dichiarazioni e dei miei impegni e poi quelle che sono state le cifre che avete tirato fuori, cifre sbagliate. Ancora c'ha il fiato per parlare, ma vada a mangiare una cosa.